sera, no, oggi tutti attorno a Vastola al ritorno, agli allenamenti. Tutti attorno a Vastola? Sì, ma pure quando non segna comunque è una personalità forte dello spogliatoio e oggi ancora di più, dai, però siamo tutti contenti per lui perché è un esempio da seguire. Penso che soprattutto i ragazzi giovani hanno la fortuna di averli in squadra, di osservare alla sua età l'entusiasmo che ha e basta, deve essere un esempio per tutti noi e un orgoglio che fa parte della nostra squadra. Ecco, un esempio per quali aspetti? Ma primo fra tutti penso il continuo entusiasmo che porta nel lavoro quotidiano. Lo portava pure l'anno scorso che non giocava e quindi questo gli fa ancora più onore. Secondo, vabbè, dopo lui ha anche delle doti naturali, fisiche, che però lui alimenta col professionismo, con la cura del particolare, con la cura dell'alimentazione, tutte queste cose. E dopo le doti caratteriali di la voglia di non mollare mai e basta, ma dopo vabbè, io e Gaetano siamo anche amici, faccio fatica a parlarne, però penso proprio che soprattutto i ragazzi giovani hanno un'opportunità incredibile a stare a contatto con lui. Qualche caratteristica di Vastola però appartiene anche a Paghera. Sì, ma forse siamo amici anche per questo, nel senso viviamo il calcio un po' allo stesso modo e quindi è così, però io cerco di rubare appunto i segreti come da lui, dai più vecchi, come era stato anche col mister quando giocava e basta. Voglio dire una cosa, i gol che prendiamo la squadra, secondo te sono più, può succedere più se errori, succede più per errori individuali, possono scarci casuali, oppure perché tutta la fase difensiva ha qualche problema? Beh, siamo anche il miglior attacco, penso. Prendiamo qualche gol, però siamo pure il miglior attacco. Penso che dobbiamo migliorare tutti, non è una questione di... Diciamo in prima vista, se registriamo bene la difesa, facciamo gli stessi gol. No, non è una questione di reparto, penso proprio una questione di attenzione generale della squadra che dobbiamo leggere prima pericolo. Ecco, diciamo che una delle nostre forze, magari l'anno scorso e anche in alcuni frangenti, era magari leggere prima si attivava prima un campanello d'allarme nella nostra testa come di qua possiamo rischiare, quindi c'era una maggiore attenzione forse e una maggiore fame proprio di non prendere gol. Questo dobbiamo migliorarlo, però siamo anche una squadra propositiva che può concedere qualcosa, però quello che dà fastidio è che prendiamo gol non su contropiedi o magari azioni in cui ci potrebbe anche stare perché magari siamo andati in tanti a chiudere l'azione, ma prendiamo gol su situazioni che siamo tutti schierati e questo non deve succedere perché andiamo magari a vanificare un lavoro globale che magari è nel complesso buonissimo per delle errori di attenzione, ma qua ci siamo dentro tutti, difensori, centrocampisti, attaccanti ancora di più quando vengono a difendere sui piazzati, quindi non facciamo una distinzione di reparto. Come si prega che dice il punto del contropiede? Il cittadino ha notato una cosa, quando loro hanno fatto il secondo gol, se non lo ricordo, sono stati tre calci d'angolo di seguito, tutti e tre sono stati battuti, due proprio uno appresso all'altro, che quello che prendeva il calcio d'angolo ha passato la palla sul vertice dell'area. Poi, da uno di quelli non la ricordo. La terza volta che è stato venuto questo tipo di azione, possibile che nessuno si è accorto che sono lì a un punto di quelli che stavano verificando? Beh, ma infatti è questo quello di cui parlavo, di leggere prima le situazioni di pericolo e andare a chiuderle con maggiore fame. Dopo si può anche concedere un cross, anche magari dal limite, come l'avevamo concesso, ma non per forza bisogna prendere gol, perché se dopo c'è una cattiveria nella marcatura e tutto, il gol non si prende. Ma qua ci stanno dentro tutti quanti, l'ho già detto, attaccanti, difensori, centrocampisti e basta. Devo chiedere una cosa, prima che devo ancora ma voi sentite meglio in casa o no? Ma penso che sia indifferente, penso che abbiamo giocato bene in casa e fuori. Logicamente abbiamo delle caratteristiche davanti di gente veloce che tante volte magari fuori casa una squadra magari propone di più e quindi lascia anche più spazio per le ripartenze nostre, però penso che abbiamo fatto ottime partite pure in casa come col Modena, col Bari, è indifferente. Ma tu e il vicino ci potete giocare assieme? Ma io penso proprio di sì, nel senso che
L'anno scorso io ho fatto quasi più partite alla mezzala che il play dopo decide la mister, però quei giocatori bravi penso che possono sempre giocare. Ma l'importante non è che io bacino, mi dice, l'importante è che facciamo i punti e chi gioca, gioca. Comunque, classifica tranquilla, la vittoria di Cittadella comunque corroborata, diventata la classifica, adesso arriva in Vicenza, la presentiamo questa partita. Ma adesso arriva una squadra che c'ha tanto entusiasmo, perché quando parti con l'idea di giocare in Lega Pro e ti trovi in Serie B, è normale che hai una carica magari di entusiasmo per un fatto che non ti aspettavi e quindi può essere un'arma in più per loro, però noi adesso penso che con questa vittoria abbiamo come si dice, valorizzato anche alcuni pareggi che abbiamo fatto, perché quando pareggi magari tante volte ti lascia una mano in bocca, però se dopo riesci a centrare una vittoria bella come quella che abbiamo fatto, ti riesci appunto a valorizzarli questi pareggi e basta, però bisogna prendere una alla volta, perché già sento parlare di adesso abbiamo due partite in casa, no, adesso abbiamo la pareggio col Vicenza e dopo non so neanche contro chi giochiamo, adesso giochiamo col Vicenza 2000 e giochiamo in casa e dobbiamo fare punti, dopo sarà al campo a parlare. Occhio a Ragusa perché si butta. No, occhio a Ragusa perché è un bel giocatore e attacca bene la profondità e è un ottimo giocatore e penso che anche nel derby in andata sia stato forse più furbo di noi.